Allora, buonasera a tutti. Siamo in diretta ancora una volta con Volare Sicuri e Sorveglianza Aerea Territoriale per un altro appuntamento per tornare a volare nella maniera più sicura e con tutte le carte a posto per ancora una volta divertirci dopo tanto tempo con i nostri velivoli. Devo ringraziare molte persone. Sono Carlo Landi, naturalmente mi conoscete ormai, penso in parecchi. Comunque mi presento di nuovo. Sono il coordinatore nazionale del progetto Volare Sicuri. Un progetto di volontariato che raccoglie una ventina di vecchi aviatori che hanno deciso di mettere in comune le loro esperienze con aviatori più giovani o non sono passati magari dagli stessi profili. Ripeto, ho da ringraziare stasera tantissime persone, innanzitutto quelli che parteciperanno con me a questa diretta e che sono qua con noi, il professor Adolfo Panfili. Medico e soprattutto pilota VDS sia di elicottero sia di velivolo, il dottor Domenico Chiesa. Dirò adesso i titoli, poi non li dirò più. Domenico, anche lui, a parte essere un carissimo amico, è anche lui medico, è anche lui pilota VDS, pilota di montagna, è stato per un po' di tempo presidente dei piloti di montagna, quindi una persona con grandissima esperienza. Paolo Iadicicco, anche lui istruttore VDS, che ci darà un po' di informazioni appunto su come riprendere i nostri voli in maniera sicura. Da ultimo, non l'avete visto nell'elenco, ma non da meno parteciperà il signor Nicola Brunello, che è un rappresentante della ditta Fila, che è una delle ditte che in Italia da più tempo si occupa di pulizia di ambienti interni e che ci darà qualche consiglio appunto su come effettuare la pulizia dei nostri velivoli e anche delle sale in cui naturalmente ci fermiamo magari per fare un briefing o per incontrare o il nostro istruttore oppure l'altra persona con la quale andiamo in volo. Io non devo perdere più tempo perché abbiamo tantissime cose, spero che stia scorrendo come avevamo previsto il banner che ci accompagnerà per tutta la trasmissione e che dice una cosa molto semplice. Volare sicuri grazie alla collaborazione di Air Levante, che è un'azienda che si occupa di sanificazione, è in grado di fornire a tutti quelli che lo chiederanno un modulo, un modello di protocollo anti-Covid e un altro documento altrettanto importante e altrettanto richiesto dalle autorità, che è la valutazione del rischio. Per la valutazione del rischio, naturalmente, ci sarà bisogno di un'interlocuzione con un responsabile dell'aviosuperficie o della scuola, perché qualcosina potrebbe cambiare, quindi è bene sentirci. Quindi tutto questo che facciamo è gratuito, quindi vi invito veramente a mettervi in contatto con la mail che vedete, che è la mia, ve la ripeto, carlo.lan come Lima Alfa November, chiocciolatin.it come Tango India November, naturalmente, dopodiché io darei inizialmente la parola all'amico Adolfo Panfili, ripeto, un medico, un professore, un chirurgo di grandissima esperienza, al quale avevo chiesto di introdurre un po' l'argomento e dire questa epidemia, Adolfo, la possiamo considerare conclusa? Dobbiamo ancora, come dice qualcuno, temere? Ecco, diciamo una parola chiarificatrice, perché qui di voci se ne sentono tante, quindi una persona di autorevole come te ci può dare un indirizzo preciso. Adolfo, grazie. Grazie dell'introduzione, complimenti per il progetto intrapreso che è meritevole non solamente a livello umanitario, ma perché la prevenzione è l'arma principale. In questo periodo di tempo è giusto distinguere fra epidemia e pandemia. I numeri e le statistiche giocano un ruolo fondamentale nella determinazione di questi due termini. Pandemos, cioè demos, ovviamente democrazia, popolo per esempio, no? E tutto il popolo, cioè tutte le persone. Pandemia ed epidemia sono differenti. L'epidemia è un luogo un pochino più circoscritto, la pandemia implica una diffusione più ampia. Forse molto in questo periodo di questa epidemia, come la vorrei definire, è stato giocato attraverso un elemento dei social media, fermo restando l'impatto dal punto di vista epidemiologico importante. I numeri Istat degli anni precedenti spesso non collimano con l'animosità di taluni mezzi di comunicazione che hanno probabilmente non scremato completamente questi dati. Basti pensare che negli anni precedenti si sono verificate punte nella mortalità proiettata su questa fase dell'anno, su queste settimane, comparandole con gli anni precedenti,
non necessariamente più alta in questo momento. Certo è che se andiamo a vedere nel passato le vecchie epidemie importanti, per esempio parliamo della spagnola, intorno al 1917-18, dove si contavano da 25 milioni di decessi, qualcuno ha parlato di 50 o di 100, però diciamo 50, 25 milioni è un numero plausibile, sono rispetto a un'epidemia che è intorno ai 300.000 decessi, decisamente non compatibile come rigore e come mortalità fratto epidemiologia. E su questo bisogna anche andare avanti, altre importanti epidemie sono nel 1938, e nel 1968 e infine nel 1990 e per arrivare al 2000 a quest'ultima epidemia. Ognuna di queste situazioni va segnalata e con questo non voglio creare un nesso epidemiologico diretto, però va considerato perché nell'ambito scientifico noi dobbiamo fornire dei dati. Considerate che nel 1917 Marconi comincia i primi esperimenti con le onde Marconi nell'Emilia, all'altezza per esempio di Sasso Marconi, lui cominciava a lavorare con certe frequenze. Sappiamo tutti quanto sono importanti le frequenze e quanto è importante il campo geomagnetico terrestre. Poi altre epidemie importanti nel 1938, quando si cominciano ad utilizzare i radar. Anche l'impatto delle onde radar ha avuto un impatto importante sull'ecosistema ambientale, per arrivare poi al 1968 con l'utilizzo dei satelliti geostazionari, anche lì epidemia con 1,5 milioni, 2 milioni di decessi, per arrivare poi al 2000, al 1990, momenti importanti per l'apertura diciamo del web come epoca, no? E per arrivare poi al 2000 con il 3G e il 4G che sono stati poi evoluzioni sequenziali. Ebbene, ogni volta che c'è un'epidemia spesso e volentieri marcia in parallelo e a voi sta trarre le conclusioni, ma la statistica in questo luogo gioca un ruolo importante, si osserva una recrudescenza di queste patologie infettive. Ciò detto, c'è una grande confusione su quello che è il concetto di infezione. Noi partiamo dai momenti più importanti di Ippocrate, Celso, di Galeno, grandi medici dell'antichità, che pur conoscendo l'infezione come entità patologica non ne conoscevano certe le cause e quindi non avevano la concezione della disinfezione né della sepsi, cosa che oggi noi stiamo portando avanti anche in questo contesto informativo didattico. E costoro intuirono che alcune epidemie che oggi noi sappiamo essere infettive potevano essere evitate allontanando le popolazioni dalle città colpite o isolando i malati. Parliamo perciò dell'allontanamento sociale. Pensate, 2400 anni or sono già se ne cominciava a parlare. E si sapeva che alcune lesioni, come le ferite, guarivano meglio se lavate, per esempio, con l'aceto di vino o bendate con dei teli puliti. Ma non riuscirono a trovare una spiegazione razionale. Era troppo prematura per quei tempi. Il concetto moderno di infezione nacque poi nel XIX secolo con gli studi di Louis Pasteur, il quale, microbiologo esperto, parlava del terreno e tutto il germe e nulla. Con questo non stiamo banalizzando i virus, i germi e i batteri, però va ricordata questa straordinaria intuizione consensuata pure da Ignaz Semmelweis, che avevano disposto che tutti i medici e gli studenti che frequentavano il reparto ostetrico fossero obbligati a lavarsi le mani con delle soluzioni di cloruro di calcio prima di visitare le partorienti. Così si ottenne un calo repentino della percentuale di febbri puerperali, che all'epoca mettevano vittime quasi come le epidemie. E c'erano ovviamente decimazioni di queste pazienti. Successivamente, e qua arrivo al nocciolo della nostra chiacchierata odierna, Joseph Lister, seguendo le teorie di Pasteur, un chirurgo, introdusse l'uso dell'acido fenico nel trattamento delle ferite, riducendo l'incidenza della gangrena che complicava poi con esiti mortali. Tutto questo serve a capire, e così come l'esperienza di Koch, la responsabilità dei microrganismi delle malattie infettive è molto subordinata alla capacità individuale del sistema delle grandi difese immunitarie. Pertanto, i germi diventano eloquenti allorché l'ospite è particolarmente fragile dal punto di vista immunitario. Per poi arrivare alla sepsi, che è il concetto di sterilizzazione del quale stiamo parlando oggi, si dovrà attendere fino all'introduzione della pratica ospedaliera dell'autoclave 1880, utilizzata poi da Berman nel 1896. Perciò alla fine dell'Ottocento, questo chirurgo Lister
è quello che solca questo nuovo periodo della sepsi nell'ambiente operatorio. Ora, noi in ambito operatorio, io faccio il chirurgo, abbiamo una particolare attenzione nell'esigenza di operare in un ambiente asettico, con una serie di procedure standardizzate che vanno dall'uso di sostanze chimiche come il betadine, che sarebbe lo iodo povidone, oppure la clorixidina, l'ibiscrab, che sono impiegate come disinfezione delle mani dell'operatore. Ci laviamo, abbiamo anche una disinfezione accurata della cute, e, cosa molto importante, vengono sterilizzati i mezzi chirurgici anche con le radiazioni ultraviolette, il calore, e con l'autoclave che sterilizza completamente. Ora, tutto questo avviene sotto un monitoraggio protettivo, con un camice ovviamente sterile, con una mascherina e con dei guanti. Ora, abbiamo anche un cappellino, perciò una sorta di copertura del cuoio capelluto, che ricordiamo è uno dei veicoli delle infezioni, perché chi lo sa perché, mascherine e guanti si mettono, ma i capelli vengono tenuti scoperti. Sono un vettore importante, altrimenti, domanda molto semplice e banale, perché si effettuerebbe la disinfezione delle superfici? Perché si consiglia di lasciare le scarpe fuori di casa, specificando che la maggior parte dei virologi, quando arrivano a casa, se le tengono e il vestiario non lo mettono in un'autoclave, ma l'appendono all'attaccapanni di casa. Ciò detto, disinfezione, disinfestazione, sterilizzazione, antisepsia, sepsi e decontaminazione sono termini che vanno distinti. La disinfezione è la pratica rivolta alla distruzione di un germe specifico e in generale di tutti i germi che sono cosiddetti patogeni, e abbiamo bisogno delle sostanze chimiche disinfettanti. Ma in sala operatoria noi proteggiamo anche il cuoio capelluto, e anche nel volo è un altro elemento da tenere presente. Perciò le mascherine, diciamolo chiaramente, le mascherine messe male sono come mettere le sbarre a una finestra per non far entrare le zanzare. La mascherina messa sotto il naso non serve, la mascherina calata male, la mascherina non scamosciata quando viene tolta e non smaltita opportunamente diventa un vettore importantissimo. La mascherina, allorché supponiamo essere infetta, perché funge da filtro, non la possiamo smaltire nel cestino, ci vuole uno smaltimento specifico, che sono i rifiuti cosiddetti medicali, e questa è una legge e non la possiamo trasgredire. Le regole sono fatte, come diceva Manzoni, per essere osservate, e guai allorché c'è l'autarchia o l'anarchia, ancor peggio. Pertanto dobbiamo confrontarci. I colleghi virologi hanno fatto un po' di caos, perché all'inizio si diceva mascherina no, mascherina sì. Al di là di questo sono emerse tante incongruenze. Parliamo anche del peculato che si è osservato, perché queste sono cose sconvolgenti, amici miei. Pertanto il concetto è mascherina sì, messa con le giuste modalità, calzata con le giuste modalità, i guanti sì, ma devono essere tolti con le giuste modalità. Il cuoio capelluto va protetto, assolutamente va protetto. Poi, parlando di disinfestazione, per gli ectoparassiti, per esempio le altre specie, topi, ratti, animali, ma anche il cane di casa, anche il cucciolo, anche il pet che cammina per strada a 5 cm da terra, a 10 cm, a 20 cm, diventa veicolo, così come lo è il pantalone, la scarpa, l'oggetto, la mascherina infetta. Come si può pretendere di insegnare all'opinione pubblica che un animale che va a giro per strada, raso terra, non possa diventare fonte contaminativa? Questo non ha nessuna base scientifica. Poi parliamo della sterilizzazione, che è la metodica finalizzata all'eliminazione di tutti gli esseri viventi patogeni e non, che sono presentati su un determinato substrato solido, liquido a riforme. Ma anche il cuoio capelluto, anche il vello di un animale lo è. Perciò mezzi chimici, calore, raggi gamma, filtri, ancora antisepsi o batteriostasi, che è la neutralizzazione di una carica microbica per blocco della riproduzione e non necessariamente per uccisione dei germi. Poi abbiamo la sepsi, e noi ci dobbiamo rifare alla sepsi dei chirurghi, che parlano di procedimenti finalizzati a impedire la contaminazione da parte di microrganismi e substrati già sterilizzati. La sepsi è una regola, la decontaminazione è l'abbattimento invece della carica microbica, esponendo all'azione di agenti disinfettanti o sterilizzanti gli articoli non precedentemente detersi. Pertanto uno dei grossi disinfettanti è l'acqua ossigenata. A 40 volumi noi ci disinfettiamo le sale operatorie e va molto bene. L'infezione in questo momento, dal punto di vista statistico, guardate anche il Washington Post di una settimana fa, ci sono dei dati statistici che vanno esaminati.
bisogna che tutti collaborino e comunicano tra di loro. E non ultimo il fatto che più che combattere soltanto il germe, dobbiamo rinforzare le grandi difese immunitarie. Per esempio la vitamina C, e vado a concludere nei 7 minuti canonici che ho pattuito, la vitamina C migliora, e non a caso Linus Pauling percepì un premio Nobel nel 1952 su questo argomento, per l'uso della vitamina C nel trattamento delle infezioni virali da raffreddore. Come dire, coronavirus ne esistono più di 200 tipi patogeni per l'essere umano e sono molto mutageni, pertanto tendono a ricombinarsi, che rende anche la prospettiva vaccinale da valutare con particolare attenzione allorché vogliamo fare una terapia vaccinale mirata, targetizzata. Ben vengano purché siano specifici. E tenete presente che i virus hanno come mestiere principale quello di ibridarsi fra di loro. Pertanto non corriamo i rischi di fotografare una foto antica per cercare di fare una previsione futura di quello che succederà. Dobbiamo valutare con la consapevolezza di epidemiologi, virologi, anatomopatologi. Bisogna abbinare anche gli studi anatomopatologici, perché questa infezione è una delle tante, ma ne possono venire ancora. Perciò ben venga il concetto di usare tutte queste norme preventive, perché deve essere una modalità, come le procedure in volo. Nessuno si sogna di volare senza fare le procedure. Anche una mente avvezza può, sotto stress, perdere la sintesi e la coordinazione mentale degli eventi. Pertanto il vero invito è quello di creare delle procedure che possano essere condivise, ma che coinvolgano necessariamente tutti i vari medici fra di loro. Devono essere un team, perché altrimenti una squadra di calcio, se non viene ben allenata e ben coordinata, non è fatta solamente da 11 talentuosità, ma ci deve essere un'armonia. Pertanto l'epidemia non è finita, però le nostre misure precauzionali devono continuare, perché ne potremo vedere delle altre. E l'importante nel frattempo è rinforzare il sistema immunitario. Per esempio, l'uso della vitamina C, della vitamina D, ci rende, dal punto di vista immunitario, più forti nei confronti dei virus. Ben vengano tutte le procedure. Che devo fare i complimenti al generale Landi, a tutto il resto del team, all'avvocato Iadicicco, perché hanno fatto un lavoro, direi, di altissimo standard, degno di poter partecipare alla prevenzione in ambito di sala operatoria. Complimenti vivissimi, e lascio il testimone al dottor Chiesa, che è più Grazie. esaurientemente di me. Adolfo, grazie soprattutto per il riferimento ad un concetto che a Volare Sicuri sta molto a cuore, ovvero la partecipazione di tutti. Qui non siamo di fronte ad un qualcosa che è compito di qualcuno sul nostro campo di volo, non è compito dell'istruttore, non è compito dell'allievo, non è compito del gestore del campo, del proprietario del campo, dell'aeroplano. Il compito è di tutti, non c'è nessuno che può stare appoggiato, come si dice, allo schienale della sedia e guardare. Diceva giustamente il professor Panfili, dobbiamo collaborare tutti, in maniera perché tutti quanti siamo coinvolti, naturalmente, in prima persona. Quindi ringrazio ancora il professor Panfili, il pilota Panfili, di questo intervento, e passo la parola con piacere a Domenico Chiesa, che ci parlerà di qualcosa di più specifico, le procedure che dobbiamo adottare proprio sui nostri campi per volare in maniera più sicura possibile. Sempre pensando che il rischio non si annulla mai, nessuna situazione arriva a un rischio zero, però noi dobbiamo lavorare perché il rischio sia minimo e sia controllato essenzialmente. Domenico, grazie. Grazie a te Carlo, un saluto a tutti. Allora, siamo passati, grazie all'esposizione molto specifica e dotta del professor Panfili, io parlerò di una cosa un po' più terra a terra, diciamo. Stiamo passando dalla fase 1 alla fase 2. Abbiamo posto le procedure di contrasto dell'epidemia sia con il distanziamento e che con i dispositivi di protezione individuale. L'uso dei guanti in certi casi può essere controproducente, ma adesso la diminuzione dell'isolamento, l'apertura anche alla popolazione con la possibilità di muoversi più rapidamente ci permette di avere la possibilità di andare in club. Questi
Questa procedura che io propongo è una procedura che ho pensato studiando e vedendo un po' tutte le trasmissioni, i pareri che sono stati fatti da tutte le persone che studiano questa, che hanno studiato questa epidemia. Allora, quello che voglio proporre sono delle procedure relative soprattutto alla ripresa dei voli e dei voli a doppio comando. I voli a doppio comando, abbiamo visto, sono i più critici, soprattutto quelli che hanno una durata superiore ai 10-15 minuti, perché in questo periodo si forma dentro l'abitacolo un'aria viziata che aumenta la concentrazione della eventuale carica virale. In questo caso l'istruttore è la persona più esposta al contagio, perché il numero plurimo di voli e persone con cui lui è a contatto stretto fanno sì che c'è la possibilità che ci sia un contagio tra il pilota e l'istruttore stesso. A mio avviso l'istruttore non dovrebbe volare con la sola autocertificazione. I club dovrebbero attrezzarsi, soprattutto per i doppi comandi, per avere istruttori no Covid e quindi assumersi l'onere economico dei test da eseguire, il tampone come è piuttosto il prelievo. Qual è la situazione ideale per quanto riguarda l'istruttore? È avere un istruttore che sia positivo al test sierologico, che è quello del prelievo, e anche con il tampone negativo. Noi sappiamo però che è praticamente impossibile per ora, anche nella situazione attuale, dove non si riesce né a fare i prelievi, né in certi casi anche a fare i tamponi, per cui ho pensato a una procedura anche per l'istruttore. Vai pure avanti con la slide. Cosa fare con l'istruttore autocertificato? Sapete che possiamo, attraverso il triage, che è un sistema di domande con i quali noi dichiariamo se siamo venuti a contatto con la malattia o se possiamo frequentare certi luoghi, riusciamo a capire se la persona può o meno presentarsi in club e fare attività. L'istruttore non deve neanche lui esimersi da fare il triage, però nel momento in cui autocertifica di stare bene, non è detto che non sia, ad esempio, un contagiato, ma senza sintomi. Per cui anche il club dovrebbe tutelarsi da questo punto di vista, facendo in modo che l'istruttore operasse in modo sicuro sia per se stesso sia per gli altri. Quindi io propongo una procedura di questo tipo che adesso vi andrò a spiegare. Per quanto riguarda la ripresa voli, che adesso dobbiamo fare perché siamo fermi da molto, io proporrei che l'istruttore scegliesse, in base alla sua conoscenza dei suoi allievi e dei soci di club, le persone con più di 400 ore, che sono piloti esperti, e gli farei un briefing pre-volo all'aperto, senza andare in volo con il pilota, e farei un'assistenza a terra durante i circuiti di touch and go. Per i piloti invece con meno di 400 ore, o a discrezione dell'istruttore o del direttore della scuola, farei un briefing pre-volo sempre all'aperto e poi un paio di circuiti con un volo massimo di 10-15 minuti e poi altri circuiti con sempre assistenza a terra sia in circuito che nel touch and go. Le altre cose che può fare l'istruttore solo autocertificato sono il volo a doppio comando in traino con un volo massimo di 15 minuti, sgancio dell'aliante e atterraggio, un volo breve di 10-15 minuti
con piloti che hanno già ripreso, quindi che hanno già fatto il briefing prevolo precedentemente e i circuiti assistiti con l'istruttore a terra. E poi questo volo secondo potrebbe configurarsi come un volo per emergenze simulate o un'altra tipologia di esperienze. Consiglierei sempre di fare voli a doppio comando brevi fino alla fine dell'emergenza, perché sappiamo che siamo ancora in emergenza. L'emergenza finisce, in base al decreto del Presidente del Consiglio, finisce il 30 di giugno, e quindi la fase 2 è una fase di apertura, ma non è una fase nella quale l'emergenza e l'epidemia è finita, perché l'epidemia finisce 15, 20, 30 giorni dopo la dichiarazione di mancanza di contagi, cioè contagi zero. Dopo un mese siamo fuori dall'epidemia, non siamo assolutamente ancora in questa situazione. Quindi dobbiamo cercare di essere ligi nel contrasto all'epidemia, e quindi l'istruttore è meglio che faccia due voli da 15 minuti piuttosto che uno da 30. Abbiamo visto, poi si parlerà anche della pulizia e reazione dell'aeroplano, ed è meglio tra un volo e l'altro tenere le porte aperte almeno una decina di minuti per poter aerare a dovere l'aeroplano stesso. Avanti pure, Marco. Ok, allora i voli scuola sarebbe meglio, anche questi sono voli che hanno una certa durata, che dovrebbero avere una certa durata, e quindi io consiglierei che l'istruttore e l'allievo avessero i test eseguiti e fossero test negativi per quanto riguarda il tampone. Consiglierei anche di fare voli chiusi per singoli piloti fino alla fine dell'emergenza. I voli con i passeggeri meglio se solo con congiunti o conviventi, onde evitare di stare troppo assieme persone che non sono abituate a convivere. Attendere nuove disposizioni prima di eseguire voli di trasferimento, perché la situazione è ancora in divenire e non sappiamo, ci sono stati in questi giorni dei NOTAM molto confusi che anche conseguentemente al decreto del ministro Conte, che non è stato molto chiaro in merito. E per quanto riguarda le procedure sempre della pulizia interna del mezzo a fine volo, pietra di carta diluita di alcol al minimo al 70%, oppure con una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5%. Poi collega poi parlerà molto più specificatamente di questa cosa. Farà aerare l'aereo per almeno 10 minuti a porte aperte, lavare, puoi andare con le foto, lavare o detergere sempre le mani e avere sempre a portata le mascherine, meglio se chirurgiche, perché se le portiamo entrambi quando siamo dentro in aeroplano evitiamo di contagiare io il collega e il collega me. E quindi spero che avanti, alla prossima, vi ringrazio per avermi ascoltato, e se, come ha detto Carlo prima, se volete trovare tutta le slide che avevo preparato di carattere epidemiologico, oltre a quelle di cui ha parlato il collega, il professor Panfili, potete trovarle nel sito, oppure potete chiamarmi, per così ve le mando volentieri. Grazie a tutti. Ok, benissimo. Grazie ancora, Domenico, per questo intervento che ci ha portato, no, dalla
dal volo che ci aveva fatto il professor Panfili, ci ha portato un po' più, come dicevi tu, un po' più verso terra, verso i nostri aeroplani. Ancora più diretto penso che sarà l'intervento di Paolo adesso, che come istruttore di volo ci darà qualche consiglio su come affrontare questo volo in presenza di questa epidemia. Vi ricordo che Volare Sicuri e Sorveglianza Aerea Territoriale hanno a questo scopo preparato altri quattro webinar che sono già andati in onda e che potete ritrovare comunque sul canale YouTube di Volare Sicuri, che riguardano appunto una ripresa volo che sia più tranquilla e più consapevole possibile, come dice anche Paolo. Ringrazio Paolo, gli lascio la parola per queste poche ma sicuramente molto interessanti considerazioni. Buonasera a tutti, ringrazio il generale Landi che ci ha dato questa opportunità di confronto. E se piano piano siamo arrivati a terra, io cercherò di riportarvi invece in volo. Cercheremo di parlare in maniera molto pratica di quelle che saranno le linee guida, le procedure, per cercare di riprendere nel più breve tempo possibile. Dobbiamo cercare innanzitutto di prevenire tutte quelle situazioni che possano compromettere la sicurezza del volo. E facciamo tutti quanti uno sport, una disciplina meravigliosa, e dobbiamo continuare a farla nel migliore dei modi. Ciascun pilota, che cos'è? È il risultato dell'esperienza che è stata acquisita negli anni. E lo vedi ancora? Come? Prosegui tranquillo. Ah, ok. Ciascun pilota, abbiamo detto, il risultato dell'esperienza che ha acquisito negli anni. Ma sappiamo tutti quanti che lunghi periodi di attività possono provocare una severa perdita della destrezza e delle manualità. Il nostro sport, purtroppo, sappiamo bene che l'inattività c'è nemica. A questo punto che cosa possiamo fare? Dobbiamo fare in modo di fare una giusta ripresa volo e quindi di fondamentale importanza sarà poter ripristinare in tempi ragionevoli le abitudini e i giusti comportamenti. A questo punto che cosa possiamo fare? Dobbiamo cercare di capire dove stiamo operando, quindi anche dove e come operare. Abbiamo tutto quanto un contesto operativo dato da questa emergenza sanitaria e quindi dobbiamo essere sicuramente più prudenti, più scrupolosi e molto più disciplinati di quello che eravamo prima. Come si fa tutto questo? Lo possiamo fare dandoci delle regole, delle semplici regole per una ripresa volo consapevole. Marco, se puoi mettermi la slide numero 7, cortesemente. Eccoci qui, semplici regole per una ripresa volo consapevole. Innanzitutto non dobbiamo mai sottovalutare, come già detto precedentemente dal professor Panfili, che cosa? Lo stress accumulato fisico e tutto quello che ne consegue. Perché in questi due mesi tutti noi abbiamo sicuramente subito uno stress, più o meno diretto. Dobbiamo quindi, oltre a questo, valutare la nostra personale forma fisica. Siamo stati sicuramente molto inattivi, siamo stati più fermi, pochi di noi sono riusciti a poter gestire un'attività fisica all'aperto o comunque anche all'interno delle quattro mura. Che cosa dobbiamo fare a questo punto? I nostri aeroplani, come noi, sono stati fermi. Sicuramente una ispezione a quella che è sia la cellula che il gruppo motopropulsore dell'aeromobile, e sarebbe preferibile fare la prima ispezione assieme ad un meccanico che sia per il motore specializzato, sia per la cellula specifica, in modo da poter vedere effettivamente se ci sono delle criticità, come ben sappiamo, poi eventualmente ne parleremo, se ci sarà tempo. Slide numero 8, grazie Marco. Altra cosa fondamentale, noi andremo a avere a che fare con tutta una serie di oggetti, di DPI, con i quali fino ad oggi non abbiamo mai avuto a che fare. Quindi sarebbe bene, che cosa? Provarli a terra prima di andare in volo, simulare un volo ma stando a terra. Quindi mettere la mascherina, mettere i guanti, mettere tutto ciò di cui abbiamo bisogno e provare a simulare un volo a terra. Anche le temperature saranno importanti per capire la nostra ossigenazione, come vediamo con queste nuove maschere cui siamo obbligati, ci servono comunque per proteggersi. Un piccolo consiglio che vi do, per il poco che ho potuto provare, è un pulso ossimetro, cioè vedere effettivamente se con queste mascherine andiamo ad ossigenarci poco, perché comunque una poca ossigenazione ci potrebbe dare poca lucidità in volo, e sapete bene, miei amici, colleghi istruttori e non, che una poca lucidità può avere delle conseguenze non piacevoli.
A questo punto che cosa fare? Tutto questo che abbiamo detto, quindi, andarla ad inserire all'interno di una checklist, la nostra checklist, che fino ad oggi abbiamo sempre utilizzato, andrà modificata perché? Classica potrebbe essere quella, sterilizzo, pulisco il mio aeroplano, la boccetta, la lascio, mi finisce sotto la pedaliera e poi mi fermo qui. Quindi fare in modo che nella nostra checklist compaiano tutte quelle voci, ok, che prima di oggi non c'erano, quindi anche la verifica di quelli che sono gli oggetti sparsi relativi ai DPI. Quindi consiglio checklist, ma aggiornare la checklist. Slide numero 9. Riprendo il discorso fatto precedentemente, effettuare il primo volo in compagnia di un istruttore. Anche l'istruttore non è immune dall'essere fermo e sarebbe bene che tra noi istruttori facessimo dei reciproci, cioè dei voli, anche se brevi, insieme per poter recuperare anche noi quella destrezza e quella manovrabilità dell'aeroplano che sicuramente, non dico che abbiamo perso, ma un po' arrugginita sicuramente lo è. Per quanto riguarda qualche consiglio pratico, sicuramente è quello di decollare, rimanere a coda consentita quanto più alta possibile e a una distanza di sicurezza che, visto che i nostri aeromobili sono stati per un bel po' fermo, non si può mai sapere. Un'emergenza non simulata potrebbe capitare. A questo punto dividiamo in fasi in questa nostra ripresa. Sicuramente la prima fase sarà quella di effettuare le famose manovre basiche, sino ad acquisire che cosa? La padronanza che avevamo in precedenza. Una volta che ci siamo accorti, facendo tutto ciò di cui conosciamo, quindi virate, salite ripide, rapide, virate a 30 gradi, 45 gradi, arriviamo fino a 60 gradi, piano piano poi, una volta presa questa dimestichezza, che cosa andremo a fare? Andremo a passare a quelle che sono la fase 2. Qual è la fase 2? Tutte quelle manovre che richiederanno un po' più di impegno. Quindi andremo a ripassare lo stallo in configurazione pulita, lo stallo in configurazione take-off, lo stallo in configurazione land, il G-stallo, lo stallo secondario, cioè tutte quelle manovre, fino ad arrivare a che cosa? Gli assetti inusuali e non da ultimo la riattaccata, che può sembrare una manovra semplice, ma in realtà non lo è. Quindi si andrà a ripassare in breve tempo con un istruttore tutto il programma, ma con una grande attenzione, ragazzi, a usare la checklist con tutti quanti i nuovi pericoli che si possono venire a creare. Questo è quanto, auguro a tutti di volare nella massima sicurezza e di divertirvi. Buon pomeriggio. Grazie, grazie Paolo per questa veramente rapida ricapitolazione di tutto quello che abbiamo detto anche nelle nostre webinar precedenti, che vi invito ad andare a rivedere se volete, sono gratuiti, sono consultabili su YouTube quando volete, di notte, di giorno, quando li potete vedere, e parlano proprio di stress, parlano di manovre, parlano dell'uso della checklist che molti di noi hanno messo da parte, magari la utilizzavamo anche prima o dopo. Vorrei riprendere un concetto, a parte rispondere a delle domande che sono arrivate, lo faremo insieme a tutti gli altri che sono qui, ma vorrei riprendere un concetto interessante che mi pare prima veniva esposto proprio da Paolo. Forse questo, come è stato detto per altre cose, no? Ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio, ripartire in modo diverso. Ecco, vorrei prenderlo come un'opportunità per ripartire in modo diverso, considerare il nostro volo un divertimento da effettuare stando più attenti a quelle che sono le precauzioni che possono consentirci di volare di più e meglio. Quindi l'uso della checklist è uno, fare una ripresa volo corretta è un altro. Naturalmente non vogliamo spingere nessuno a spendere troppi soldi. Io sono pressoché sicuro che tanti istruttori seri su tanti campi oggi si rendono disponibili a volare senza essere retribuiti per fare una ripresa volo di una mezz'ora, come diceva prima Domenico, con una persona che non si senta estremamente sicuro di farlo. Attenzione, ribadisco, attenzione a quello che abbiamo detto al nostro primo webinar, stress e volo, perché lo stress è un qualcosa che difficilmente chi lo subisce lo percepisce, anzi, di solito chi è più stressato è il momento che si sente più sicuro. Ecco, quindi è molto insidioso come situazione, molto insidioso anche come risultati su quello che andiamo a fare. Generale, prego. Avrei un piccolo inciso da fare perché hai sottolineato due punti. Certo. Allora, lo stress
ovvero l'attivazione del sistema di adrenalina, noradrenalina, cortisolo, pone il sistema immunitario in un blocco transitorio. Perciò è molto importante non avere questo stress residuo, che spesso la paura immotivata, la cosiddetta ansia anticipatoria. Per esempio, anche nel volo è importante conoscere i propri limiti, perché conosciamo quella sensazione di ansia subentrante che attiva il sistema difesa, attacco e fuga, il fight and fly degli inglesi, che ci fa sentire come la gazzella inseguita dal leone. Perciò è molto importante una opportuna iperventilazione periodica quando si deve o si sta indossando la mascherina. Pertanto dobbiamo evitare di vivere lo stress anticipatorio. Ecco perché è importante rispettare tutte le procedure, tutte quelle modalità che ci consentono la tranquillità e far sì che il corpo umano possa recuperare tramite il sistema parasimpatico che ricarica le batterie. E poi un'altra cosa importante è che tenete presente che il nuovo coronavirus è un virus termolabile, cioè non può resistere alle alte temperature. Questo lo conferma anche parte della regione toscana. E da 56 gradi in su il virus tende a essere poco stabile. E non è un calore così eccessivo, se pensate che l'acqua bollente bolle a 100 gradi, no? Per questo momento è importante considerare che lasciare gli aeromobili esposti al sole per un tempo, per un delta di tempo X, è importante, specialmente anche chiusi, perché questo aumenta la temperatura all'interno della cabina. Poi si fa sempre in tempo a ventilarla, però una buona autosterilizzazione, quasi una sorta di autoclave casalingo, fatto in casa, è proprio quella di osservare l'esposizione solare. Ricordatevi che l'estate è uno dei più grossi nemici per i coronavirus. Questa era una cosa che non è scritta, però è un semplice utilizzo del pensiero trasversale, del pensiero collaterale. Ancora grazie, grazie. Hai puntato veramente sulle cose, direi, essenziali, che poi possiamo avere tutti sul campo. Abbiamo due domande, una piuttosto curiosa alla quale rispondo direttamente, poi se gli altri amici che sono qui vogliono aggiungere qualcosa. Riccardo ci chiede: ma dobbiamo avere le stesse attenzioni anche nelle nostre autovetture? Mi pare che la risposta sia semplice, assolutamente sì, gli aeroplani non sono differenti per come l'abitacolo da quella che è una macchina, quindi da quella che è un'auto. Quindi è chiaro che in un luogo chiuso c'è più possibilità di un contagio che non in un luogo aperto. E quindi naturalmente anche nelle nostre autovetture dobbiamo avere queste precauzioni. Sottolineo, come abbiamo sentito da Domenico, e ne abbiamo parlato però anche con Paolo a riguardo, sottolineo l'importanza di dotarsi di un visore facciale, di una copertura per gli occhi. La copertura per gli occhi può essere fatta, l'avete vista nelle due foto che abbiamo mandato, può essere fatta o con degli occhiali che aderiscono appunto al contorno degli occhi, ma questo poi impedirebbe a qualcuno che porta gli occhiali appunto di mettere gli occhiali sotto, oppure forse in maniera più agevole con una maschera che copre la parte anteriore del viso, come si vede fare da parecchi sanitari in questi giorni quando sono in ospedale. Questo è fondamentale perché se è vero, come dicevamo con Domenico, che il virus passa attraverso le nostre mani, ovvero si trasmette attraverso il contatto con le mani, è vero pure che le nostre mani, andando agli occhi, gli consentono di entrare, perché il virus non accede attraverso l'epidermide delle mani o di altre parti del corpo, accede attraverso le mucose del naso, della bocca oppure alla parte appunto umida dell'occhio. Questo è l'occhiale, generale. Prego. Questo è l'occhiale. Faccelo vedere dopo. Grazie. Lo vedete portate, e poi vedete la bandelletta laterale, vedete che è ventilata in maniera tale da non appannare quando si pilota. E non sono banali occhiali che trovate ovunque. Devono avere questa rastrenatura che vedete qua, che consente la ventilazione e non l'opacizzazione, l'opacazione con la traspirazione. E poi quest'altro elemento molto importante è di coprire bene gli occhi. Ha detto una cosa giustissima, generale, perché il coronavirus penetra ed è serbatoio nel seno mascellare frontale e attraverso i foci delle congiuntive, il sacco congiuntivale può penetrare. Pertanto volare senza gli occhiali, non proteggere il cuoio capelluto, significa ignorare i concetti di asepsi. Grazie ancora, Adolfo.
Prima di passare la parola a chi ci parlerà un po' di come, tra virgolette, pulire, sanificare i nostri aeroplani, rispondo a un'altra domanda. Un nostro amico ci chiede: per il volo in mongolfiera valgono le stesse regole? Il volo in mongolfiera, un volo bellissimo che io ho avuto la fortuna di provare un paio di volte e che rifarei in qualsiasi momento perché è un volo estremamente romantico, però dicevo, il volo in mongolfiera ha una particolarità, come pure il volo con il volo libero, ovvero deltaplano o parapendio, e la particolarità è che si è all'aperto, quindi questo già facilita una dispersione del virus eventualmente. Si vola poco lì in condizioni con due persone a bordo, però anche là sulla mongolfiera sicuramente c'è più spazio per due persone per stare separati. Valgono un po' le stesse accortezze, ovvero sicuramente porteremo una mascherina, sicuramente cercheremo di star separati dall'amico che vola con noi, sicuramente porteremo una protezione per gli occhi. A maggior ragione vale per deltaplano o parapendio, dove il contatto fisico, se mi consentite, è veramente tanto. Quindi lì bisogna essere accurati in questa prevenzione. Diceva bene all'inizio Domenico, non è previsto da nessuno, non è chiesto da nessuno, ma come dicevo, questa è una lotta che conduciamo tutti. Quindi sicuramente io prevederei almeno un controllo degli istruttori per dare all'allievo la certezza che l'istruttore, avendo fatto le verifiche opportune, non è in quel momento contagioso. Mi pare, ripeto, non richiesto ma doveroso per tutti. Passo adesso la parola al nostro amico che ci parlerà appunto di come pulire i nostri aeroplani, Luciano. Scusate, Nicola, grazie. Qualcosa di quello che fa fila ormai da tanti anni per la pulizia di luoghi interni, per la pulizia di anche di abitacoli di auto, ma anche di aeroplani. Sì, grazie dell'invito a questo webinar. Ecco, con molto piacere appunto volevo illustrarvi quelle che sono poi diciamo le fasi di detergenza e sanificazione che assieme poi al dottor Romeo di Aerlevante abbiamo inserito nel protocollo che ha presentato poi all'inizio di questo webinar, che a titolo gratuito poi distribuirete ai vostri associati. Ecco, nel protocollo è un protocollo che ha misure di prevenzione e di contenimento proprio al contagio Covid, quindi al suo interno sono presenti varie indicazioni, tra cui proprio la diciamo questo protocollo e queste fasi di sanificazione e igiene proprio dei, diciamo, delle superfici in genere chiamate a contatto o comunque gli ambienti in cui poi il pilota, l'allievo o comunque le persone che frequentano questi ambienti sono, vivono all'interno appunto. Ecco, la terminologia che il dottor Panfili ha, il professor Panfili ha proprio fatto chiarezza su queste, questi termini, proprio igienizzazione e disinfezione, che oggi sono un po', diciamo, abusati e creano anche molta confusione. E il protocollo è semplicemente fatto di fasi che implicano una detergenza fatta in maniera corretta, ovviamente con dei prodotti che devono rimuovere innanzitutto quello che viene definito biofilm, quindi quello, chiamiamolo volgarmente, sporco, che è poi ricettacolo e habitat dove germi, batteri e anche virus possono proliferare, quindi gli agenti patogeni. Innanzitutto è consigliato e consigliabile fare una detergenza di fondo delle superfici interne, ovviamente, degli aeromobili e non solo, visto che hanno chiesto anche poi delle nostre autovetture, per poi proseguire con delle fasi di disinfezione, quindi disinfezione attraverso presidi medici chirurgici e quindi detergenti atti proprio a rimuovere tutti i patogeni presenti nella superficie, o a livello ambientale con strumenti, quindi con macchinari che creano anche delle nebbie secche come il perossido di idrogeno o più comunemente chiamato proprio acqua ossigenata. Queste sono procedure sufficienti e necessarie per diciamo, mantenere le superfici sempre in condizioni appunto sane, sanificate, per poi procedere, diciamo, all'uso degli aeromobili. Ovviamente
non solo l'aeromobile, ma anche tutte le stanze e gli ambienti che vengono poi vissuti devono subire delle azioni di detergenza e successiva disinfezione. Ripeto, abbiamo visto un po' in questi tempi le indicazioni non solo del Ministero con le varie circolari, soprattutto quella del 22 febbraio che è la 5443, quindi quelle che saranno poi indicate nel protocollo, danno indicazioni proprio sull'uso di detergenti in primis, quindi detergenza neutra, per eliminare questo biofilm. Ci dicono di lavarci le mani, quindi di usare un sapone per eliminare l'eventuale presenza del virus. Detergenti in primis. Quindi quella è già una prevenzione sufficiente per, diciamo, prevenire il contagio. Quindi punto molto, non solo io, ma ripeto gli organi preposti, sulla detergenza. La disinfezione va prevista, nel protocollo ci sono indicazioni proprio su come farla e come eseguirla, quindi con che strumenti, però è un qualcosa di non giornaliero ma periodico, quindi da prevedere non ovviamente ad ogni uso della superficie. Ad ogni uso della superficie è sufficiente usare, ripeto, una detergenza igienizzante che rimuova eventuali tracce presenti nelle superfici a contatto. Quindi io invito chi sta poi seguendo questo webinar a sfruttare questa occasione di avere questo protocollo che è un po', diciamo, una, passatemi un po' il termine, un libretto di istruzioni per come comportarsi proprio in questa fase fase 2 di transizione, e dove sono, ripeto, indicate tutte le fasi atte proprio a mantenere igieniche le superfici a contatto. Non mi dilungo ulteriormente, rimango a disposizione eventualmente se ci sono degli approfondimenti o delle domande relativamente a questo. Però ecco, il protocollo, ripeto, eseguito con il dottor Romeo presenta indicazioni precise riguardo a queste fasi. Quindi non sparate che, ecco, ringraziarvi dell'invito e augurarvi una buona serata. Dunque, intanto abbiamo una domanda che riguarda forse proprio quello che diceva Nicola, ovvero ci viene chiesto se ci sono dei detergenti che vengono consigliati per la pulizia all'interno dei velivoli che sono con un'alta componente alcolica. La domanda è: ma questa componente alcolica potrebbe rovinare delle parti interne degli aeroplani, parti in plastica che magari possono diventare opache invece di rimanere trasparenti così come erano all'inizio? Nicola, ci puoi dire qualcosa a riguardo? Sì, certo. Allora, inizialmente diciamo che all'inizio della pandemia c'è stato un po', diciamo, un'indicazione frettolosa su quello che andava usato per, diciamo, la sanificazione delle superfici, che poi tengo sempre a precisare che sono sanificazioni che vanno fatte su superfici che sono state a contatto con l'agente virale. Quindi concentrazioni alte di ipoclorito di sodio, quindi diciamo la candeggina per capirci a percentuale del 0,1%, o l'etanolo 70-75%, sono concentrazioni molto, diciamo, non tanto compatibili con le superfici. Ed ecco per questo che il protocollo, scusatemi se mi ripeto su questa indicazione, ma abbiamo testato per quanto ci riguarda i nostri prodotti sulle superfici e ovviamente non recano danni. Quindi la detergenza igienizzante di cui io precedentemente, insomma, ho indicato, è una detergenza che deve essere compatibile con la superficie che io vado a pulire. Questo è molto importante. Si parlava poi anche sì, appunto, di compatibilità non solo con la superficie, anche poi la superficie la vive, cioè con chi poi va a pilotare l'aeromobile, che non devono esserci esalazioni, quindi i famosi VOC, quegli organismi volatili che sono dannosi alla salute, che uno poi si va a respirare. Quindi
il detergente correttamente formulato, ed è questo che poi la nostra azienda fa da oltre 77 anni, quindi formulato per rispettare in primis la superficie, ma anche poi chi la superficie la vive e la usa. Quindi prestiamo molta attenzione, ripeto, l'igienizzante detergente è sufficiente per quello che viene richiesto dal Ministero e dagli enti competenti. La sanificazione, ed è per questo io parlavo di acqua ossigenata in concentrazione veramente del 0,5%, sono sanificazioni ambientali che non vanno a danneggiare, danneggiare soprattutto le componenti interne di un aeromobile. Quindi, ecco. Okay, grazie ancora Nicola per la spiegazione, mi pare piuttosto dettagliata. Ci è arrivata intanto una domanda probabilmente da un gestore di un'avio superficie che ci chiede: ma un'avio superficie dove viene effettuato trasporto passeggeri deve avere questo protocollo e l'altro documento che è quello di valutazione di rischio? Vi ricordo che da normativa vigente dobbiamo avere tutti due documenti separati. Uno sono i protocolli che utilizziamo per gestire il nostro movimento sull'avio superficie, e l'altro documento è la valutazione del rischio. Ecco, ripeto, leggete sul banner che sta scorrendo la mail. Se mandate una mail lì specificando chi siete, da dove scrivete, a quale associazione fate parte, vi mandiamo gratuitamente un formulario, cioè uno standard di protocollo e una valutazione del rischio generica, che però vorremmo poi adattare a quelle che sono le specificità di ogni avio superficie. Quindi vi invitiamo magari poi a fare un discorso via mail o via telefono per capire bene quali sono le esigenze locali. Questo per rispondere alla domanda. Quindi va fatto da personale specializzato? Assolutamente sì. Il protocollo e la valutazione del rischio che Volare Sicuri vi sta proponendo è stato fatto da personale qualificato nel settore, è stato fatto secondo la normativa INAIL attualmente in vigore, cioè la normativa della salute sul lavoro, quindi assolutamente due documenti validi a tutti gli effetti. E attenzione, anche i documenti che noi abbiamo visto elaborati dai singoli aeroclub o da altre associazioni non hanno niente di meno di quello che vi stiamo dicendo. Sicuramente quello che vi mandiamo noi l'abbiamo fatto in maniera ordinata, secondo quello che noi riteniamo sia il nostro ordine, ma non è certamente il non plus ultra, non vogliamo dire che è migliore degli altri. Ve lo stiamo offrendo, se qualcuno ne ha bisogno siamo qui appunto per darvi una mano, per dare una mano a tutti. Generale, volevo suggerire quello che noi utilizziamo in clinica è la possibilità di fare un triage veloce tramite un normale sistema tipo WhatsApp con una serie di questionari che possono essere diffusi, creando delle chat specifiche si può anticipare il triage col teletemp, anche per dare un valore comparativo alla temperatura. Faccio un esempio: d'estate, quando ci si appropinqua a un'avio superficie, è molto facile arrivare con 37,7, 37,8 come temperatura. Pertanto l'idea di fare una valutazione, fare un triage preselettivo con una WhatsApp, con una semplice serie di domande, potrebbe essere utile. Questo perché, come ha sottolineato il generale Landi, è il concetto di rischio e di pericolo. Pericoloso è, non so, andare sull'Everest, usare la sega elettrica, buttarsi col paracadute e volare in certe condizioni. Però questo rischio può essere modulato dalla competenza, dall'eccellenza, che non può prescindere dalla grande, grande scrupolosità. E questo deve essere, a mio avviso, come professore universitario, come chirurgo da 40 anni, corroborato da una specifica informazione. Pertanto, quando noi creiamo le procedure, in quel momento noi riduciamo il pericolo, perché cambia la modalità di approccio, perché il rischio è ridotto. Perché se la motosega o la Ferrari la guida un bambino di 5 anni, il pericolo è incontrovertibile. Però questo pericolo diventa modulabile, può essere solubilizzato, disciolto e addirittura vaporizzato, semplicemente utilizzando le precauzioni. Perciò rischio e pericolo sono due elementi differenti, e ho voluto prendere lo spunto da quella considerazione del generale per dire che è importante, per rendere il triage non semplicemente simbolico, creare una chat dedicata
alla quale accedono i componenti di ciascun aeroclub, in modo tale che questi dati siano condivisi perché possono essere valutati nel famoso team, altrimenti parliamo di team e poi non ci incontriamo. Questo è un elemento che vorrei suggerire da tenere presente, come sarebbe, cos'altro è possibile, perché noi siamo tenuti a dare una scrupolosità di precauzione, non c'è una normativa già corroborata a tutti gli effetti, pertanto ben vengano le intuizioni. Questo era il mio parere e volevo complimentarmi col generale perché ha sviscerato degli argomenti secondo me molto molto profondi che possono essere applicati collegativamente anche agli altri settori, non solo al volo. Grazie ancora. Volevo dire un'ultima cosa, rifacendomi un po' a quello che diceva adesso il professore, ed è questa essenzialmente, ovvero di certo quello che bisogna fare su tutti i nostri campi, in tutte le nostre associazioni, negli aeroclub, cosa che non facciamo mai probabilmente, non ci facciamo neanche caso, magari se viene qualcuno nuovo a trovarci siamo anche contenti, ecco, dobbiamo continuare ad essere contenti. Però il primo passo in tutti i protocolli è tener conto di chi entra e chi esce. Non dobbiamo trasformare, mi viene in mente, il nostro campo in una caserma, cioè non deve diventare un luogo chiuso. Però è doveroso da parte nostra, anche nei confronti degli altri, dei familiari che non vengono o di amici che non stanno sul campo, eccetera, è doveroso tener conto e tenere registrato, io dico per almeno 30 giorni, l'elenco di coloro che sono entrati nel campo al giorno X e all'ora X. Naturalmente dico una cosa banale, vanno separate queste visite, diradate nel corso della giornata, organizzate, diceva bene Adolfo prima, organizzate in modo che la gente arrivi per andare in volo, rimanga il tempo necessario e poi magari rilassatosi 10 minuti vada via e poi arrivi un altro, però dobbiamo tener conto dell'ora e delle persone che sono entrate. La temperatura 37,5 va misurata, va invitato caldamente, ma io spero che poi ogni aviatore, io sono un po' romantico, lo dico sempre, io penso che gli aviatori siano gente un pochino più in alto degli altri, no? Perché ci vanno un pochino più in alto e quindi abbiano anche questa sorta di altruismo che li spinge, se non stanno tanto bene, a rimanersene a casa piuttosto che andare a mettere a rischio qualcuno. Però ecco, 37,5 va misurato, se si misura prima tanto meglio, se riusciamo a fare un sistema come questo WhatsApp che funzionano benissimo per tante cose e potrebbero funzionare, come ci indicava il professore, anche per questo ancora meglio. Dopodiché l'uso dei DPI, dei dispositivi personali, assolutamente, l'uso a bordo della protezione per gli occhi. Dicevamo anche con Domenico, parlandone, preparando l'intervento, forse a bordo i guanti sono non indispensabili, possono procurare qualche problema anche di sicurezza perché vanno ad impigliarsi, ci sono stati già due o tre casi, no, nella manetta, spingendo avanti nella manetta, se avete messo un guanto un pochino più grande, la parte davanti che è vuota del dito magari entra tra la manetta e la parte circostante e poi vi impedisce di tirarla indietro o di muoverla. Quindi pensate bene all'uso dei guanti a bordo, sicuramente a terra indossiamo i guanti. A bordo può essere interessante portarsi un gel sanificante e di tanto in tanto passarselo sulle mani. Come diceva Domenico, io penso anch'io che potrebbe essere una soluzione più idonea al volo che non al resto. È importante, e vorrei concludere con questa nota, poi chiedere agli altri se hanno da aggiungere qualcosa, perché abbiamo raggiunto il nostro tempo, ma possiamo stare quanto volete se ci sono altre domande. Però dicevo, è importante comunque ricordarci, lo diceva prima Paolo, ricordarci della sicurezza volo insieme ai protocolli. Per questo l'abbiamo chiamato volo e protocolli questo seminario, perché la sicurezza volo deve essere sempre quella che sta soprattutto. Quindi usiamo dei materiali a bordo, stiamo attenti a dove riponiamo questi materiali. I materiali lasciati liberi a bordo possono essere pericolosi. Che tipo di materiali usiamo? Cosa usiamo a bordo? Siamo attenti a quello, lo diceva anche qui, mi pare Domenico sicuramente, sediamoci come abbiamo proposto tante volte con l'aeroplano in hangar, prendiamo il nostro tempo e vediamo se questa benedetta protezione degli occhi ci oscura una parte del nostro campo visivo o meno. È fondamentale, perché scoprirlo in volo, mentre siamo in virata base, che non vediamo bene da una parte, perché c'è, forse non è la cosa migliore, perché lì
magari già siamo tesi per prendere bene la pista, controllare la velocità, l'assetto del velivolo, un elemento in più ci mette sicuramente in una condizione non favorevolissima, ecco, che riusciamo a superare, però non sempre. Quindi stiamo attenti al fatto che le precauzioni che usiamo per il Covid non vadano ad inficiare la sicurezza volo, che è quella della quale dobbiamo essere interessati. Lo diceva anche Paolo, mi piace ribadirlo, mi piace anche per chi ci ascoltano qui, gli amici di Volare Insicuri, e ne facciamo sempre un gioco di questo, riattaccare non è un peccato. Nessuno è stato mai condannato perché ha riattaccato. Se non vi piacciono i parametri quando siete vicini alla pista, se siete troppo veloci, se siete troppo lunghi, se siete troppo corti, se non vi ricordate bene se conviene dare motore o tirare sul muso, come dice qualcuno scherzando, la cosa migliore è alzare il muso, quel po' che va alzato, dare tutto motore e controllato ripresentarsi per un altro finale. Fate altri 5 minuti di volo, che male non fanno, e però vi presentate bene, no? Perché le cose vanno preparate bene. Non mi Carlo, pare così. Carlo, perdonami, sono Paolo. Certo, volevo fare un piccolissimo riassunto per i miei colleghi istruttori, visto che siamo anche quelli più soggetti ad un'eventuale contaminazione. E insieme al professor Panfili abbiamo fatto delle linee guida che vorrei ripetere brevemente, sono 5 punti sui quali vorrei porre l'accento. E quindi, quali sono praticamente i sistemi di protezione personale? Fondamentalmente abbiamo pensato ad una mascherina di classe FFP2-P3 senza valvola, o eventualmente anche una di tipo chirurgico 2 o 2R. I guanti monouso, che visto quello che è accaduto in questo periodo, al di sopra del guanto monouso, che va a proteggere la pelle, quindi la contaminazione, e mettere eventualmente un guanto in cotone, in modo che non si fa quello monouso, che è molto molto sottile, si va a rompere e si incastra spesso nell'acceleratore, come già accaduto in questi giorni, quindi coprirlo con un guanto in cotone molto molto leggero. Dopodiché i famosi occhiali protettivi. Protettivi vuol dire che devono avvolgere completamente e con quelle reazioni che diceva il professore. Poi abbiamo aggiunto anche il professore una tuta integrale idrorepellente certificata, che deve avere, come già ripetuto al professore, la copertura anche per il cuoio capelluto, e eventualmente, se qualcuno vuole, anche indossare dei calzari in modo da essere completamente protetti. In più si era pensato a un copro sedile come quelli che ti danno dopo il lavaggio della macchina, in modo che anche il sudore non vada ad infilarsi nel sedile stesso, perché la tutina si potrebbe rompere, d'estate si suda molto, e quindi onde evitare che la contaminazione del sudore possa venire nel sedile, utilizzare anche un coprisedile monouso, lato sia passeggero che eventualmente pilota. Punto, tutto qui. Paolo, grazie. Devo scappare? Volevo salutare tutti quanti perché devo scappare a fare i controlli agli operati. Io ti ringrazio, Adolfo, sei stato veramente prezioso. Grazie da parte di tutti. Grazie. Ci vede in volo, arrivederci. Grazie, grazie. Arrivederci. Stavo chiudendo comunque anch'io questo nostro incontro. Vi ringrazio tutti dell'attenzione. Come al solito siete stati numerosi, più forse delle altre volte. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Vi ricordo che se avete bisogno sia del documento di valutazione del rischio, sia del protocollo, potete scrivere a Volare Sicuri anche via Facebook e vi saranno inviati. Quindi questo tutto gratuitamente, naturalmente. Siamo qua a disposizione, come ormai da 10 anni, tutti quelli che volano per pressione. Lo facciamo per un senso di gratitudine per quello che la vita ci ha dato, le esperienze che abbiamo potuto fare in volo. Quindi siamo veramente grati di poter condividere con voi queste esperienze. Grazie a tutti, grazie a Domenico che ci è prestato a questa opera, grazie a Marco che ha fatto il coordinatore tra mille difficoltà tecniche, però come al solito abbiamo portato a casa il risultato. Grazie ancora a tutti gli intervenuti, a Paolo e a Nicola per quello che hanno fatto, grazie a chi ha preparato i protocolli che verranno distribuiti, la signora Carmela, che ringrazio pubblicamente qui davanti a tutti, che è stata veramente un'opera preziosa. Ancora grazie, buonasera. Non finisce qui, come si dice sempre. Volare Sicuri
Volare Sicuri è pronto ancora a nuovi seminari per aiutare tutti a tornare in volo e a volare di più e meglio. Grazie e buona serata e buona cena, come dice il Papa. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Ciao Domenico. Ciao, grazie Carlo.